Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Clash Royale. Oggi voglio mostrarvi, se ci riesco, qualcosa di epico, anzi leggendario, perché proverò a portare a livello 14 la mia prima carta, ma non solo la mia prima carta leggendaria. Ma prima di iniziare, pollicione all'insù per supportare questi video, perché mi raccomando, supportate, dato che sto shoppando come un drago, anche se non vorrei farlo, ma purtroppo tutto è content, boys. E questo è quanto. E soprattutto, con il prossimo video, non lo dite a Grax, voglio farlo arrivare qui nel canale dove si trova la mia leggendaria al 14. Quindi lui non se l'aspetterà mai, motivo per cui non spoileratelo. Grazie. Allora, per avere il jolly di questa leggendaria, sono costretto ad andare a shoppare questo per 4, che mi dà un baule dei jolly più 100.000 monete, che comunque sono molto molto buone. Shoppata riuscita. Ecco i nostri soldoni, i nostri 200 jolly comuni, 55 jolly ed eccoli qua. Il nostro jolly leggendario che ci permetterà a questo punto di andare sul nostro stregone elettrico. Anche se forse sì, avrei dovuto puntare sul tronco. Questo è vero, però c'è sempre tempo anche per quello. Ma lui che cosa diventa? Non diventa niente, bruttissimo. Ok, quanto mi costa? Mi costa un botto, regà. Ma io devo farlo. Signori, la mia prima carta a livello 14, lo stregone, incredibilmente elettrico. Guardalo qua come sta bello cattivo. Come livello stella 1? Ma sì, ti do pure il livello stella. Tutto gli voglio dare. Gold ti voglio. Mamma, regà. Comunque vedere il deck così è letteralmente supremo. Ma quanto posso ancora dare? Regà? Regà? Non ci voglio credere! Domatore dei cinghiali a livello 14! Sto impazzendo, boys! Ne abbiamo maxata un'altra! Mio Dio, ragazzi! Oggi non solo proveremo maxato lo stregone elettrico, ma anche il domatore. Che se io lo mettessi con la clone o la specchio, non mi ricordo quale, ha un livello in più. Quindi andrebbe al 15. Ma è legale questa cosa? E voglio proprio vedere ora quanti danni fa il domatore. Lui ce l'ha. Però. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Non è un problema. Regà, contate voi quanti danni sta facendo perché io non riesco. Porca vacca di Eva, boys. Vabbè, questo mi importa ben poco che sia riuscito a passare. Io tra poco però, cavolo, la tronco la dovevo ciclare. Dai, avanti. Tronco. Va bene, va bene, va bene, domatore. Mamma mia, guardalo lì. Quanti danni fa il domatore? No, raga, è illegale. Raga, il domatore è illegale. Calmi, calmi, calmi. Potevo tirare la fireball, ma fermi. Andiamo calmi. Diamo una ciclata con lo spiritello. Perfetto! Ma questo è il domatore al 12, regà, che in confronto al nostro è tipo. Va bene. Lui continua a schierare da questo lato. La torre va giù. No, in extremis. L'ha salvata in extremis la torre, regà. Perché forse bastava una spadata e andava giù.
Raga, domatore OP. Raga, domatore OP. Il domatore non si controlla. Il domatore non si controlla. Stregone elettrico. Mamma, raga. Mamma, che forte anche lui. Ok, andiamo. Il tronco che potevo anche evitare di tirarlo. Non ci fa paura niente però. Non ci fa paura niente, raga. Guardalo qua come subito rimetto questo. Bam. Gliel'ho one shottata tra l'altro la tipa, eh. No, 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 no. Qui mi sa che ti vanno giù tutte e due le torri, bello. Raga, lui è livello 13. E forse se l'avessi giocata diversamente potevo pure portarmi le tre corone, eh. Forse. Però siccome il forse è il paese delle palpebre, allora... Ma, raga, comunque con due carte livello 14, secondo me, a 5600 coppe potremmo arrivarci abbastanza easy, eh. Uso intanto la chiave per aprire sto baule così che mi vado a fare un'altra partita, perché, raga, quella che ho appena visto è qualcosa di immenso. Tra l'altro sono pure col wifi, infatti. Quindi ogni tanto mi potrebbe pure laggare. Giochiamola. Mamma mia, quanti danni fa il domatore, boys. Ok, ci siamo. Un altro livello 12. Vediamo cosa riusciamo a fare. Va bene. Una botta? Cosa sta facendo lui? Perché sta caricando? Merda, ho schierato male. Va benissimo. Non fa niente, non fa niente, fa niente, fa niente. Vabbè, tanto non c'è l'elisir, frate. Cioè, nel senso. Però c'hai i cosetti al 13. Questi sono buoni. Vai, andiamo. Ci ha fregato, abbiamo sbagliato forse la giocata. Ok. Uno se n'è andato. Non è un grosso problema per noi perché lo intercettiamo qui. Un colpo. Porco due, che culo sto ragazzo. Ok. Potrei anche tirare la tronco e togliermela dalle scatole. Sì, infatti lo faccio. Dai, metti i pipistrelli. Va benissimo lo stesso. Questi vanno bene lo stesso. Sono tutti one shot. Ok. Questi dovrebbero andare giù tranquillamente. Neanche un hit prendo in teoria. Ok. Riparto con loro. E comunque raga, io gioco molto aggressive. Sta Tesla messa qui per prendere un po' di tempo. Ci sta. Però mi porto la torre. Ok. Fireball per pulire. Tronco per togliere il tutto. E a sto punto parto per le tre corone. Perfetto, i pipistrelli se ne vanno. La tipa lì che non mi ha fatto praticamente un corno.
Forse la scelta di puntare alle tre corone non è stata molto saggia, eh. Andiamo. No, domatore, no. Sì, domatore, scusate, il barbaro, porca vacca. Non dovevi fare quello che hai fatto, bro. Mannaia a te, mannaia. Vabbè, dai, continuiamo. Adesso lui metterà sicuramente... Vai, buttate laggiù. Va benissimo. Vai, domatore. Eh sì, domatore. Oh, niente. Per me è domatore barbariscente. Vai così. Va bene. In teoria con questo faccio 150 danni. E questo che ci faceva le iconcine, no? Tiè, Pedro Merluzzo! Prendi il pesce, amico mio! Mamma mia, regà, quanti danni fanno! In teoria era il mio record personale di coppe, con due carte al 14 dovrei letteralmente scoppiare tutto. Sono molto contento del risultato di questo episodio. Ma per oggi è veramente tutto. Ragazzi, noi ci vediamo con i prossimi video in cui proveremo a stupire Grax, perché lui non si aspetterà mai di trovare nel mio deck già due carte level cap. Ci vediamo con i prossimi video, sempre e solo qui. Tuberanza. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire. No use, 'cause you can't stop it from shining.